dicevamo, un linguaggio basato sul modello di von Neumann permette l'esecuzione di un programma, cioè di una sequenza di istruzioni descritte nel linguaggio interpretabile dal calcolatore che realizzano un particolare algoritmo. Quindi ragazzi, non fate confusione tra linguaggio, algoritmo, problema. Il problema è quello che dobbiamo risolvere. L'algoritmo è, da un punto di vista astratto, la sequenza logica di azioni che devo fare per risolvere quel problema. E che cos'è un linguaggio? Un linguaggio è il modo in cui noi attuiamo questo algoritmo. Ma chiaramente l'algoritmo mi dà la soluzione del problema in senso astratto. Il linguaggio, perché il programma, perché è diverso dall'algoritmo in senso astratto? Perché l'algoritmo mi dà la sequenza logica di operazioni che devo fare. Quindi, se io per esempio sono un meccanico e sto facendo la carburazione di un motore a scoppio, la sequenza di operazioni potrebbe essere: prendi il cacciavite e chiudi completamente la vite dell'aria e la vite che regola la valvola a farfalla del carburatore. Ma questa operazione può essere scritta in un linguaggio di programmazione? Certamente no. Allora, che cosa ci manca per avere un programma? Ci manca la rappresentazione del problema, cioè devo creare quella corrispondenza tra mondo reale e mondo simulato. Allora, nel mio caso, come potrei rappresentare la vite dell'aria del carburatore? Ad esempio, con una variabile di tipo intero, che se vale 0 la vite è tutta chiusa, se vale 10 la vite è tutta aperta. Allora, l'operazione del mio linguaggio quale sarà? Se io immagino che il mio meccanico apra e chiuda la vite dell'aria, posso dire che ogni azione elementare fatta sulla vite dell'aria mi muove un poco la posizione di questa vite. Per me significa incrementa il valore della variabile che rappresenta la vite dell'aria di un valore che può andare da 0, che la vite è tutta chiusa, a un valore che la vite è tutta aperta, e così anche la vite che regola l'apertura della valvola a farfalla. Allora, mentre da un punto di vista astratto l'algoritmo è parti con la vite tutta chiusa, poi ruota di un quarto di giro la vite dell'aria, accendi il motore, se mantieni il minimo apri la vite della valvola a farfalla e così via, in una questo è l'algoritmo. Ma il programma che cosa dirà? Definisci una variabile di tipo intero che mi rappresenta la vite dell'aria, definisci e quindi metti, riserva spazi in memoria per memorizzare questa variabile, definisci un'altra variabile che rappresenta la vite l'apertura della valvola a farfalla, significa un altro dato di tipo intero, ho riservato un indirizzo in memoria per conservare questi valori. Metti in queste due variabili inizialmente il valore 0, che significa che il meccanico ha completamente chiuso la vite dell'aria e la vite della valvola a farfalla. Dopodiché incrementa di un valore questa variabile e così via. Quindi capite che un conto è il problema reale e l'algoritmo in senso astratto. Un programma è la realizzazione di quell'algoritmo in un linguaggio di programmazione. Il che significa che io prima ho creato la corrispondenza tra mondo reale e mondo simulato, quindi adesso ho delle strutture dati che sono semplicemente delle variabili che possono rappresentare dei numeri all'interno del mio programma e utilizzo quel linguaggio per realizzare la soluzione. Quindi mi raccomando, non fate confusione tra questi concetti e fate sempre questa corrispondenza. Uno degli errori che molto spesso fate quando cominciamo gli esercizi è, senza ancora aver fatto nessuna corrispondenza tra mondo reale e mondo simulato, cominciate a programmare.
Ma come si fa a scrivere un programma se ancora non ho fatto tutti questi passaggi fondamentali? Devo vedere come rappresentarlo, mi metto a pensare a qual è l'algoritmo risolutivo. Una volta che l'ho definito, l'ho formalizzato, carta e penna, allora poi comincio a scrivere nel linguaggio di programmazione la codifica di quell'algoritmo. Ma se non l'ho pensato, se non ho fatto la corrispondenza tra mondo reale e mondo simulato, non posso partire a fare queste operazioni. Quindi vorrei cominciare con voi piano piano a fare queste cose per evitare che facciate degli errori di base proprio. Quindi abbiamo detto che le caratteristiche del linguaggio macchina è codificato tramite sequenze di bit, accede ai dati tramite gli indirizzi di memoria o i registri interni alla CPU. Ogni istruzione può compiere solo azioni molto semplici. Abbiamo visto che a livello di linguaggio macchina o faccio delle operazioni matematiche o sposto dati dei registri. Questo è in grado di fare, vedete, anche tutta quella roba del confronto è fatta con un'operazione matematica e mettendo un bit nel registro di stato dei flag. Quello è tutto. È strettamente legato alla... poi non gestisce direttamente i tipi di interesse. A livello macchina, un valore intero è una sequenza di bit. E se devo... e questo è un dato di tipo elementare. Ma se io volessi mantenere un'informazione più complessa, tipo per ogni studente voglio sapere nome, cognome e data di nascita, questi dati stanno direttamente, sono direttamente disponibili a livello di linguaggio macchina? Proprio no. Allora come faccio a realizzarlo? Per memorizzare il nome e il cognome dello studente utilizzo il fatto che in un byte, con una particolare codifica che abbiamo visto essere la codifica ASCII, rappresenta i singoli caratteri. Allora il nome di uno studente che cos'è? È una sequenza di registri elementari nei quali ho messo in ogni registro un codice numerico che corrisponde a quel carattere. Se devo scrivere Claudio, scriverò nel primo byte il codice ASCII del carattere C, poi in quello dopo del carattere L e così via. Ma sono io programmatore che scriverò un programma utilizzando quel primo registro come il carattere C, il secondo registro come il carattere L e così via. Perché non lo gestisce direttamente? A livello di linguaggio macchina io posso dire add B. Questo lui lo capisce, significa fai l'operazione di somma tra il contenuto dell'accumulatore e il registro B che sta in memoria. Questo lo sa fare, ma certamente non è in grado di dirmi se la data di nascita mia è antecedente o successiva al 1980. Questa operazione non è un'operazione che lui fa elementalmente. Però mi piacerebbe, e questo ce lo facciamo alla fine di questa lezione, vi lascerò con un esercizio da cominciare a fare, per vedere se state entrando nella logica dell'algoritmo. Gli chiederò di realizzare un algoritmo senza sapere nulla né di informatica né di come sono fatti i linguaggi di programmazione né tenendo presente come funziona il modello di von Neumann, ma semplicemente vi darò un problema e vi dirò: vi saprete definire in italiano con delle frasi semplici qual è la sequenza di operazioni per risolvere un certo problema? E poi la volta dopo ci confrontiamo per capire che idee vi sono venute. Allora, quindi dicevamo che il linguaggio macchina non gestisce direttamente i tipi di interesse, altra cosa è strettamente legato sulla particolare macchina. Se uso un processore della famiglia Intel ho un certo linguaggio macchina, se uso un processore della famiglia Motorola, se uso un processore della Digital e così via, ho linguaggi macchina diversi. Non voglio perdere tempo a imparare tutti questi linguaggi. E quindi io dovrei, per programmare il linguaggio macchina, dovrei conoscere i codici operativi, dovrei decidere in quali registri di memoria
mettere le mie variabili. Ragazzi, noi non decidiamo per niente. Quando entreremo un po' più nell'architettura del sistema operativo, vedrete che con il meccanismo della memoria virtuale non siamo noi a decidere dove fisicamente sta il dato. Sui primi calcolatori sui quali ho cominciato a lavorare, e lì il programmatore era lui che caricava il programma in memoria, decideva in quale registro allocava e faceva tutto. Oggi noi abbiamo un meccanismo di memoria virtuale per cui c'è un memory manager, un gestore della memoria, al quale io dico: guarda, mi servono 4 byte. Lui dice: non ti preoccupare, me la vedo io. È lui che va in memoria ad allocarli e mi restituisce semplicemente l'indirizzo dove me li ha messi. Quindi non siamo noi che facciamo fisicamente queste operazioni, ma c'è un gestore che le fa per conto nostro. E quindi, diciamo, programmare in linguaggio macchina ha tutti quei vantaggi, ha tutti quegli svantaggi che vi ho illustrato prima e che lo renderebbero estremamente complesso. Allora, mettiamoci un attimo in questi due estremi. Il calcolatore ha un linguaggio rigido e molto complicato. Non gestisce come tipi quasi nulla, conosce soltanto i tipi numerici, interi e reali. E anche gli interi, per lui la grandezza del tipo intero è limitata dalla dimensione del registro. Vi faccio un esempio molto semplice. Quando ho cominciato a programmare io, i registri erano tipicamente a 8 bit. Allora, anche i registri dell'unità aritmetico logica. Allora, se io avevo dei registri a 8 bit, vuol dire che la mia unità aritmetico logica faceva le operazioni in binario sommando registri di 8 bit. Ma su 8 bit posso scrivere numeri che vanno da 0 a 255. Però non è che in quegli anni non si facevano operazioni con numeri più grandi. Come si faceva? Come si potrebbe fare? Se io devo fare un'operazione su numeri a 16 bit, ma la mia unità aritmetico logica c'ha i registri a 8 bit, io che faccio? Sono io programmatore che prima faccio per esempio una somma sulla parte bassa del numero, dopodiché prendo la parte alta del numero e la metto in alto 8 bit e faccio la somma sulle parti alte. Qual è l'unica cosa che devo considerare? Che se c'è stato un riporto in uscita sull'ultima cifra, me lo devo mettere come riporto in ingresso sulla prima dell'altro registro. A quel punto, anche se l'unità aritmetico logica sa fare solo operazioni su 8 bit, io programmatore devo fare operazioni a 32 bit. E che mi frega? Metto il dato in tutti questi registri vicini. Poi faccio prima la somma sulle parti basse, senza riporto interno, perché è il primo blocco. Poi faccio la somma sulle seconde parti con il riporto interno e così via, e mi costruisco io nel registro il risultato. È una cosa scucciante, complicata. Oggi abbiamo unità aritmetico logiche che hanno i registri a 64 bit. Butto tutto dentro e ho realizzato. Se, anche se la memoria è a byte, un dato su 64 bit ce l'ho su 8 byte. Allora, quando carico il dato che voglio sommare, prendo tutti questi 8 byte e mi ricarico d'un colpo nell'unità aritmetico logica e faccio direttamente l'operazione. Però ragazzi, non è cambiato niente concettualmente. Quello che facevo prima lo posso fare adesso, solo che ora con queste architetture, con registri di capacità molto più grande, fa tutto lui innanzitutto ed è più veloce, mentre prima ero io a dover, era il programmatore a dire: vai in memoria, prendi questo, metti una lettera di ecologica, vai in memoria, prendi quest'altro, fai la somma senza, in inglese il riporto si chiama carry, fai la prima somma senza carry, la seconda somma la fai con carry e così via. Cioè ero io programmatore che dovevo preoccuparmi di scrivere l'algoritmo per fare operazioni più complicate. E sui numeri interi è più facile.
con la rappresentazione dei numeri reali la cosa è molto più complicata. Quindi capite che abbiamo avuto un vantaggio enorme ad avere sistemi più potenti. Però ragazzi, a livello di linguaggio macchina, il calcolatore non gestisce quasi nulla dei tipi, ha istruzioni estremamente semplici. Però nei nostri linguaggi di programmazione, quando userete il C++, vi renderete conto che è un linguaggio invece molto potente. È molto vicino anche al linguaggio naturale sotto certi aspetti. Come abbiamo visto prima, se è vero questo, allora fai quest'altro. In C++ direte if, else. Quando vi dicevo ripeti queste operazioni, in inglese, in C++ c'è un costrutto che si chiama while. Mentre è vera questa condizione, ripeti il ciclo. Quindi vedete, anche il linguaggio umano ha queste caratteristiche: linguaggio naturale, gestione completa dei tipi, istruzioni semanticamente ricche. Che vuol dire semanticamente? Dal punto di vista del significato, cioè sono costrutti potenti. Ma tra questi due estremi ci mettiamo i linguaggi di programmazione come il C++, che al suo interno, abbiamo detto, si avvicina al linguaggio naturale, if, while, eccetera eccetera. Però a differenza del linguaggio naturale, che si può prestare ad ambiguità, il linguaggio di programmazione ha dei costrutti precisi e ha una precisa definizione dei dati e delle operazioni che devono essere fatte. Mi permette di gestire i tipi fondamentali, non solo, mi permette di definirmi anche dei tipi di utente. Faremo un esercizio nel quale ci definiremo il tipo semaforo e faremo le operazioni sui semafori. Quali operazioni fa? Commuta, quindi da rosso diventa verde, da verde diventa giallo, da giallo diventa rosso. Mica sei come tipo fondamentale, ma ce lo costruiamo noi, e quindi possiamo, con dei tipi definiti dall'utente, avvicinarci ai tipi che sono definiti nei linguaggi ad alto livello, e abbiamo delle istruzioni che realizzano le principali azioni elaborative richieste, per dire costrutti selettivi, costrutti ciclici e costrutti sequenza. In più, nel linguaggio C++ esistono le librerie di programmi. Se devo fare un esponenziale, mica mi metti a fare il conto. Qualcuno per me ha definito una funzione, io la uso esattamente come voi richiamate le funzioni in analisi. Quando voi scrivete sinx e calcolate, quindi data la variabile indipendente x, calcolate il seno della variabile, io scriverò in inglese sin x. C'è una libreria di programmi, qualcuno ha scritto per noi, dato una variabile, come se ne calcoli il valore del seno, questa funzione mi restituisce il risultato. Quindi noi utilizzeremo nel linguaggio non solo questa roba qui, ma anche utilizzeremo molto delle funzioni di libreria che qualcuno ha scritto per noi e ci facilitano di molto il lavoro. Allora, l'uso di un linguaggio di programmazione permette di realizzare un programma che realizza l'algoritmo con un linguaggio di alto livello, cioè più vicino al linguaggio umano. Trascurare tutti i dettagli relativi alla rappresentazione nei dati dei registri. Io faccio una somma, dico fammi x più y, poi non me ne frega nulla di sapere lui come fa la somma. Definire un programma che non dipende dal particolare calcolatore su cui è stato realizzato. Quindi, in effetti, l'utente non deve interagire con la macchina reale e con le sue limitazioni, ma vede una macchina virtuale che nasconde le particolarità della macchina reale e con la quale è molto più agevole agire. Che cosa voglio dire? Quando io parlo in linguaggio C++, non sto parlando direttamente con il processore di questa macchina, sto parlando come se avessi davanti
un esecutore virtuale in grado di eseguire i programmi in linguaggio C++. Ragazzi, il concetto di macchina virtuale è molto importante. Macchina virtuale che significa? Significa che se io non voglio conoscere i dettagli specifici del mio sistema, parlo in un linguaggio più alto, come se questo sistema potesse capirmi. In realtà non è così, perché lui non capisce quello che dico, però c'è il compilatore che fa l'interfaccia tra me e lui e quindi mi permette di realizzare direttamente il mio algoritmo su questo sistema. Qui c'è una frase che dovete prendere un attimo con le molle: trascurare tutti i dettagli relativi alla rappresentazione nei dati dei registri. È vero che il programmatore non deve sapere specificamente come sono rappresentati i dati, però nella seconda parte del corso io vi spiegherò nel dettaglio come vengono rappresentati i dati nei registri. Perché lo farò? Perché voi siete abituati ad utilizzare l'aritmetica del continuo, ci dobbiamo spostare invece nell'aritmetica del discreto. Quando lavoriamo sui numeri reali, voi sapete che questi numeri sono rappresentati come errore e dobbiamo capire qual è l'errore che facciamo nella nostra rappresentazione. Ragazzi, perché secondo voi è importante? Siete stanchi, vi dico poche cose ancora e vi lascio andare. Perché è molto importante che noi capiamo qual è il tipo di errore che facciamo rappresentando i dati? Questo lo studierete più nel dettaglio nei corsi di misure, ma quando si fanno una serie di operazioni in cascata, se sulla prima operazione commetto un certo errore e poi uso quel dato sbagliato e ne faccio un'altra e poi un'altra e poi un'altra, questi errori si amplificano. Allora, se io non ho il controllo sull'errore che sto commettendo, alla fine rischio di fare un programma che mi fa prendere delle cantonate clamorose. In più, l'aritmetica del calcolatore, ragazzi, l'aritmetica del calcolatore ha delle stranezze sue molto particolari. Per esempio, se io comincio a sommare di continuo, a incrementare di continuo il valore che c'è contenuto in un registro, parto con un valore positivo, incrementi, incrementi, incrementi. Secondo voi che succede? Questo valore cresce. A un certo punto cresce, 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 dopodiché, per una stranezza matematica, in questo registro mi ci trovo un valore negativo. E comincia a crescere, 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 torna positivo, cresce, 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 torna, diventa negativo e si ricomincia questo ciclo. Allora, se noi non capiamo come sono rappresentati i dati nei registri, prendiamo per oro colato tutto quello che ci viene fornito dal calcolatore e lì si commettono le aberrazioni matematiche più incredibili. Quindi io vi spiegherò bene perché succede questo. Succede perché si utilizza una particolare rappresentazione che si chiama rappresentazione per complementi e che ha certe caratteristiche per cui si verificano queste aberrazioni matematiche. Allora, più avanti nell'ambito di questo corso vedremo anche nel dettaglio come sono rappresentati i dati nei registri e che attenzione dobbiamo fare quando da programmatore scegliamo i tipi di dati che vogliamo usare. Dicevamo che noi parliamo del linguaggio C++. Il nostro programma deve essere tradotto in un linguaggio direttamente comprensibile al compilatore, al processore. Questo compito viene svolto da alcuni programmi che appartengono a due categorie principali: compilatori e interpreti. I compilatori hanno hanno la caratteristica di prendere tutto il programma, tradurlo completamente in linguaggio macchina, cioè in linguaggio comprensibile al mio esecutore, ed eseguirlo. Gli interpreti invece prendono istruzione per istruzione, la traducono, la eseguono e poi si aspettano un'altra istruzione.
Quindi è un po' come se io stessi parlando con lui, ma parliamo due lingue diverse, c'è un interprete in mezzo, io dico una cosa, lui la traduce, poi ne dico un'altra e così via. Chiaramente gli interpreti sono un po' più lenti perché questa esecuzione, se il programma lo ripeto 10 volte, la traduzione viene fatta 10 volte. Se invece uso il compilatore, la traduzione viene fatta una volta per tutte, dopodiché se la eseguo 10 volte, è eseguito 10 volte in linguaggio macchina. Quindi alla fine, se volessimo andare a caratterizzare quello che succede in tutte le fasi di sviluppo del programma, che cosa faremo in questo corso? Allora, definito un problema, voi carta e penna fate quella codifica tra mondo reale e mondo simulato. Attraverso un editor, una roba tipo Word, scrivete le istruzioni in linguaggio C++ e salviamo su un file il programma scritto in un linguaggio ad alto livello. Questo programma viene poi tradotto dal compilatore e si genera un altro file con il programma scritto in linguaggio macchina. Il programma scritto in linguaggio macchina viene finalmente eseguito da chi? Dal nostro processore, perché adesso è scritto direttamente in un linguaggio che lui è in grado di eseguire. Allora, per fare queste varie cose useremo degli ambienti di programmazione. Come editor e come compilatore useremo il compilatore NetBeans, che è un ambiente di sviluppo, e vi darò tutte le istruzioni per installarlo sui vostri computer, in modo che ognuno di voi avrà sulla propria macchina installato il compilatore. Ragazzi, dobbiamo avere tutti lo stesso ambiente di sviluppo, perché quando farete l'esame in laboratorio troverete quell'ambiente di sviluppo e dovete essere familiari con quell'ambiente. Qualcuno mi dice: ma io c'ho un altro compilatore. Va benissimo, però poi se uno non impara a usare il compilatore NetBeans il giorno dell'esame si imbroglia, magari un comando non si ricorda come funziona, perde tempo. Quindi è bene che siamo tutti familiari con lo stesso ambiente di programmazione, che è quello che cominceremo a usare dalle prossime lezioni. Allora, io vorrei chiedervi come esperimento, come esperienza da fare a casa. Provate a mettere su carta questo programma molto semplice. Se io vi dicessi, vi do due date e voglio capire quanti giorni intercorrono tra la prima data e la seconda data. Vi dico per esempio 26 maggio 1990, 12 agosto 1992. Quanti giorni sono passati tra queste due date? Allora, chiaramente una domanda alla quale noi siamo naturalmente in grado di rispondere, però da questa risposta che chiunque si mette, fa i conti, la dà per queste specifiche due date, la domanda che vi faccio, l'attenzione che dovete porre è questa: riesco a esprimere la sequenza di operazioni che devo fare per due qualsiasi date, tenendo conto che potrei scrivere queste istruzioni su un quaderno e chiedere a un ragazzino delle scuole elementari di fare questo conto per me e di rispondermi quanti giorni passano tra queste due date? Quindi vorrei che la riflessione fosse fatta da un punto di vista astratto. Poi, quando vi introdurrò al linguaggio di programmazione, al linguaggio C++, questa stessa cosa la faremo diventare un programma scritto in linguaggio C++. Però, per farvi capire il flusso logico, provate prima a pensare all'algoritmo in senso astratto e poi faremo la corrispondenza tra mondo reale e mondo simulato e capiremo nel linguaggio C++ come possiamo realizzare un programma che implementi questo algoritmo che voi avete pensato in senso astratto. Quindi per ora questa sequenza di operazioni scrivetela in lingua italiana: faccio questo, faccio quest'altro, e tenendo presente però che già nello scrivere
avete quei costrutti fondamentali che ci siamo dati: costrutto sequenza, costrutti selettivi, costrutti ciclici se del caso. In questo caso particolare, secondo me, c'entrano tutti e tre. Però provate a ragionarci e a vedere come lo formalizzate. Magari la volta prossima, l'ultima mezz'ora, ci mettiamo a discutere insieme, così voi mi date le vostre proposte, io vi do una mia proposta, non è detto che la mia sia la migliore, ne discutiamo e vediamo fuori come mettere a punto questo semplice algoritmo. Ragazzi, vedrete che questa cosa che vi sto dicendo come semplice algoritmo, quando la formalizzate, semplice non lo è affatto. Quindi pensateci e poi ne discutiamo.